Salve ragazzi, benvenuti e bentornati a tutti sul canale MDS, io sono il vostro Alastin e continuando il nostro giro di eroi, oggi andremo a vedere lo straniero. Straniero principalmente sono di due tipi, lo straniero da DPS, da danno e lo straniero da farming. Visto che in questa missione sono a corto di materiali, userò lo straniero da farming, settandolo comunque per fare DPS, perché se no in alternativa potevo mettere lei che aumenta la probabilità del bottino, ma non sarà il nostro caso oggi. La missione che andremo a fare oggi ora sarà questa 4P e superstiti. Questa 4P e superstiti. Sì, mi sa di sì. Mi sa che la confondo. O anche. Anzi, no, questa evacua il rifugio, che sarà molto veloce, dandomi una buona opportunità per farmare un po' di risorse. Andiamo a rimettere il push to talk per evitare, mentre parlo con voi, di disturbare quelli che spero si uniranno al gruppo per fare questa missione. Nel frattempo ne approfitto per svelarvi un piccolo trucco. Se quando volete fare una missione non trovate nessuno, come in questo caso, è inutile stare a sperare che arrivi qualcuno, o meglio, io di solito aspetto fino al minuto e mezzo di cooldown. Se entra qualcuno, bene. Se no, semplicemente abbandona missione, che per chi un secondo, per chi non l'avesse vista, è qua con la X, io premo tanto da tastiera, quindi non si vede, si abbandona la missione e la si fa ripartire. Perché questo? Perché in questo modo, se qualcuno dovesse codare con tre amici o anche con un amico, come potete ben vedere, già mi ha trovato una lobby, sperando che sia non una lobby vuota, bensì una lobby piena, ci sono più probabilità di, diciamo, di recuperare gente per fare la missione. Se alla seconda volta che lo fate vedete che non c'è ancora nessuno, come in questo caso, vuol dire che la missione non interessa. Quindi abbandoneremo questa missione e ci affideremo alla partita veloce. Una partita veloce a Montespago. Tanto devo prendermi le lucide che mi servono, un po' di ossidiana che mi serve. E possibilmente un buon reward. Andando a vedere le info della missione, non vi farà vedere qual è la missione, vi dovete lanciare. Oh, cavalca il fulmine, peccato. Volevo farvi vedere un altro tipo di missione, ma affronteremo questa cavalca al fulmine con lo straniero da farming. Prima cosa da fare è fare il setup delle armi, ma come vedete ho già un'arma per elemento e questo va bene. Parliamo dello straniero. Lo straniero è il secondo più veloce sul campo, ma il migliore a recuperare le risorse. È veloce in campo per via del blink. Ed è più veloce a farmare le risorse perché, come potete vedere, in pochi colpi, potenziando gli strumenti di raccolta,
nel momento della raccolta può spaccare qualsiasi elemento, più o meno di resistente. Come potete ben vedere, due colpi per un frigo, due colpi per non so cos'è, la cucina, la lavatrice, boh. Inoltre, se avete notato, questo specifico straniero, che è l'apripista, ha un'abilità speciale che gli permette, dopo 5 colpi, di vedere a distanza con, se avete fatto caso, ai miei piedi ci sono delle ondicine colorate, vedere la prossimità di casse e scatole di munizioni o comunque di tesori del relativo valore. In questo caso stavo brillando verde, quindi sarà ok, non rompo le pie, quindi sarà una scatola verde che 90 su 100 sarà sul tetto. No, comunque più vi avvicinate alla cassa in questione, più sarà facile vederla anche attraverso il muro. Direi che questa casa l'abbiamo fatta, prendiamoci questo ferro qua. Naturalmente, importantissimo quello di stranieri prendere i frammenti, sia quelli blu sia quelli viola. Viola ne potrete tenere solo uno di blu. Sembra che il limite sia 24. Oh, viola, lama. E voi mi direte: lama, cosa ti dà? Non è lama con dentro progetti o roba del genere, è semplicemente un lama pieno di risorse con l'opportunità di trovare minerali e roba del genere. Ora ci mettiamo nel nostro bell'angolino e grazie alla nostra potenza di piccone andremo ad aprire questo lama. Inoltre, l'apripista è lo straniero con lama più forte, perché quello che esce dal lama sarà sempre tanto e ha l'opportunità di essere doppio. Come potete ben vedere, scagliabuia, doppio malachite, ho avuto un po' di sfiga perché mi ha dato doppia malachite, poteva darmi, che ne so, doppia scagliabuia, ma noi non si butta via niente, anche perché tutto quello che non mi serve verrà givato a voi quando faremo il giveaway. Continuiamo usando sia il pugno, che questa non può caricarlo, quindi la strada che percorre è poca, ma comunque spacca. Oh, eccolo qua, vedete? Verde vuol dire che dietro questo muro, c'era qualcosa da prendere. Ora che abbiamo preso anche questa casa, faremo un altro po' di materiali e ci butteremo dentro l'autoconcessionario, sperando in parecchie parti meccaniche lucide, che è sempre quello che stiamo cercando di. C'è qualcosa di viola qua vicino. C'è del viola in Danimarca, no, c'è del marcio in Danimarca, vabbè. Non ho capito perché quella scrivania ha dovuto resistere così tanti colpi, ma ora ci occuperemo di questi e poi proveremo a vedere al piano di sopra dov'è questa cassa viola. Come vedete, più vi allontanate dal bersaglio, meno si vedrà l'aura, chiamiamola così, l'aura, non Laura il nome, Laura Aura. Mi hanno chiamato una storm chest, ma io ho paura che ci vada a fare una storm chest poi.
Vabbè, dai, andiamo a fare sto cornice. Se arriviamo, siamo per strada. Eccola là sopra, l'abbiamo vista. Prenderemo solo un reward perché purtroppo l'hanno scattato senza di noi, ma ci arrangeremo con le cose a terra. Comunque uno di scagliabuia ce l'ha dato. Torniamo là sopra che avevamo visto la cassa. Ricordatevi che lo straniero dopo ogni singolo blink corre un po' più veloce. Io ora ne ho usati due di seguito per fare prima tornare qua ed evitare che mi rubino la cassa, ma potete tranquillamente usarne uno, sfruttare il boost di velocità e poi tornare. Come vi dicevo, vedete quanta la grossezza, la rarità della cassa, in questo caso era una viola e ci ha dato un bel reward, da qualche parte c'è anche una verde e vedremo un attimo se saranno proiettili, trappole o meno. A proposito di trappole che si trovano in giro, come del resto anche le armi che trovate in giro, non hanno i perk, quindi io di solito le schiaffo così a random sui muri delle case, tanto per non tenermele, perché anche disincantando, cioè distruggendo questi tipi di oggetti, ciò che ne ricaverei dal riciclaggio sarebbe roba che ancora non mi serve. Quindi semplicemente continuiamo il nostro farming di risorse. Se avessimo un costruttore sarei già andato a prendere quelle due cose in minimappa viola in alto nella direzione in cui sto guardando. Sono due frammenti di lama, mentre invece queste qua blu, questa e questa di qua, sono i frammenti che potenziano il teddy, l'elettrotorre e tutta questa robetta qua. Continuiamo a salire, che qua dietro, come potete vedere, mi segna che c'è qualcosa qua dentro, quindi noi lo apriremo. Lucide, lucide, lucide su lucide, signori. Un po' di fortuna oggi. Ok, hanno iniziato la missione senza dire un Kaiser, quindi noi ho potuto usare il blink anche per salvarli, ragazzi, dalle cadute. Basta blinkare. Vabbè, traslazione si chiama, io lo chiamo blink, l'abilità che vedete sul mio tasto 7. Ma non hanno. Ah, ok, hanno fatto difesa base, quindi noi ora faremo così. Andremo dietro a mettere un bel overtorretta e poi, come ci insegna il nostro amico, ci sposteremo qua sopra a sparare. Come notate, la precisione dello straniero, come quella del ninja, non sono il massimo, però diciamo che si può giocare molto bene grazie all'abilità di Blink con i mostri. Mi sarebbe piaciuto farvi vedere come si possono crollare facilmente gli Smasher, ma il destino non ha voluto. Diamogli un bel pugno, fa anche danno, li rallenta. E andiamo a mettere un'altra overtorretta. Poi, visto che le overtorrette sono finite, è arrivato il momento di dare ai nostri compagni un aiutino sotto forma di stendardo che, oltre a curare le strutture vicine entro un raggio non troppo grosso, ma
potenziare le strutture. Una volta che arriverete a sbloccare il terzo upgrade dello stendardo, vi permetterà di, nel momento in cui avete finito le vite, di avere un punto di res dato appunto dallo stendardo. Questo è uno dei modi per trollare gli smasher. Gli metti davanti o il teddy o l'elettrotorre e poi guardi che lo deve aggirare, perché effettivamente il nostro teddy è un ciccionazzo assurdo, ma mi sembra anche logico, come ben sapete. Ora cambierà forse la tempesta e dovremo partire con la seconda parte della missione, uccidendo prima questo. Ora ci sono i mostri dell'elemento fuoco, quindi noi andremo con la nostra apparizione di elemento acqua, che come potete vedere i mostri di fuoco non godono assai sull'acqua. Poi andremo a schiaffare un bel orso che ci ha protetto dai raggi mortali dell'urlatore e di quel dannato pistolero. Limpiamo via per evitare danni maggiori e ritorniamo ad assaltare da una distanza sicura. Andiamoci a prendere questa parte meccanica lucida, che è importantissima. E continuiamo la nostra opera di distruzione di massa. Il gioco ci segnala che è arrivato un boss ed è pure uno smasher. Quindi noi faremo così. Eccoli qua gli Slinger, peccato che non abbia il ninja per farvi vedere come utilizzarlo correttamente. Manipoliamo la zona da loot da buon straniero lottatore quali siamo. Un pugno a sta pietra giusto per farmare un altro pugno di pietra, che siamo veramente a corto. E poi signori, l'avete vista voi questa? Oh, vecchietta. Anche lo straniero può essere utilizzato per andare a prendere bersagli specifici. Principalmente la potenza dello straniero è il volume di fuoco che può sprigionare grazie al teddy e grazie, se ce l'ha, l'elettrotorre, le overtorrette e via dicendo. Ora saliamo un attimo qua. Facciamo un saltino per lanciare l'overtorretta un po' più in alto rispetto al normale. E torniamo vicino al nostro teddy, al teddy nostro e del nostro amico, per cercare di recuperare un altro gocciolino di materiali che ci possono tornare molto utili. Di solito gli stranieri sono forti con le pistole, questa è un'eccezione perché potenzia effettivamente il lama e il... Ora poi farò uscire anche la seconda parte del video invece con lo straniero da DS. E lì dovremo scegliere se controllare le masse con il Ragnarok
signori, fine missione, buttiamo giusto un orso per starci dietro, belli tranquilli. Dietro di lui dei colpi degli ultimi. Questo che sta ballando è uno degli stranieri più forti, mentre questo è uno degli stranieri più utili per farmare perché ha il pugno potenziato. Molti vi diranno che questo personaggio qui è più forte di questo per farmare, ma fidatevi, io li ho provati sia lo straniero col pugno, sia lo straniero con il lama potenziato, ed effettivamente il lama potenziato è fortissimo. Detto questo, signori, che altro c'è da dire su questa prima parte dello straniero? Prendiamoci le ricompense e vi rimando alla seconda parte per lo straniero da DPS, dove il gameplay cambierà totalmente. Questo evento dà veramente 1,5 milioni di cose, per cui è quasi inutile andare a farmare. Questo era il nostro loot. Non abbiamo trovato postazione arcade, ci penseremo dopo. Molto probabilmente nella seconda parte del video dello straniero. Non mi dilungo oltre, se non per dirvi lasciate il like se il video vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, amen. Scrivetemi magari il perché nei commenti e cercherò di migliorare. Se volete attivare la campanellina, se volete iscrivervi, è sempre a vostra discrezione. A me non interessa, quello che a me interessa è che voi impariate a giocare a questo gioco, senza perdere tempo e senza dover sbattere la testa. Dal vostro Alastel è tutto.